Nuove glorie del calcio crescono. Il Cagliari Calcio, sotto la direzione tecnica di Gianfranco Matteoli, porta avanti il progetto del settore giovanile, privilegiando i ragazzi sardi. Ma diciamo che questo è un progetto che abbiamo ormai da tanti anni, d'accordo col presidente, abbiamo puntato sui ragazzi sardi, ma voglio precisare, non perché per dire che noi vogliamo tutti i ragazzi sardi, perché abbiamo pensato che molto probabilmente prendendo i ragazzi sardi di vicino da noi, tra l'altro ne abbiamo anche tanti di tutta la Sardegna, riusciamo a prendere quelli che è la prima scelta, invece magari prendendo dei ragazzi da Milano o da Roma non prendiamo le prime scelte dopo che ci passano tutte quante le altre squadre, quindi per noi è stata una scelta di questo tipo. Ecco, l'atteggiamento di questi ragazzi che si affacciano sull'affascinante mondo del calcio qual è? Ma ci sono di tutte le qualità, perché è logico che i ragazzi sono ragazzi, quindi sono quelli che si comportano in una certa maniera, però diciamo noi la prima cosa che insegniamo è l'educazione, per noi la cosa più importante è questa, perché io penso che di questi ragazzi, io spero che diventino tutti calciatori, ma sarà molto difficile, quindi noi dobbiamo cercare di dargli un'educazione, di portarli avanti secondo le nostre idee. Quale fascia di età ricopre questa sezione dei giovani? Ma noi più o meno dai 12 anni ai 18, 19 anni, ecco, quando arrivano in primavera, poi dopo lì il nostro lavoro è finito, vanno a trovare gloria oppure magari in qualche squadra per divertirsi. A Quarto la foresteria del Cagliari Calcio ospita 15 giovani promesse che tra un allenamento e l'altro, attraverso non pochi sacrifici, cercano nonostante tutto di tenere alta l'attenzione verso la scuola. Importanti risultati sono già stati raggiunti anche dal settore giovanissimi nazionali dai 14 ai 17 anni di età, allenati dal mister Pietro Pillosu. È difficile insinuare in questi ragazzi l'importanza di proseguire gli studi e non sacrificare la scuola sull'altare del calcio? È la cosa più difficile, infatti difficoltoso. Io dico sempre ai genitori, non sono ipocrita, io dico che il ragazzo lo prendo perché è bravo a giocare, soprattutto quelli che abbiamo qui in foresteria, che vengono magari da lontano. Io il ragazzo lo prendo perché è bravo a giocare a calcio, non lo prendo perché è bravo a scuola, è inutile che noi cerchiamo di mandarlo a scuola, di dargli un certo indirizzo, però poi devono essere i genitori a seguirlo, perché sennò diventa difficile. Avete già individuato, direttore, qualche futuro Matteoli da 9 secondi, 9 decimi? Ma no, queste sono tutte cose un po' particolari che si dicono, il nuovo quello, il nuovo l'altro. Ognuno di loro ha la sua identità e noi dobbiamo cercare di tirarli fuori tutto quello che Madre Natura gli ha dato, perché noi, il nostro compito è quello di metterli in condizione di tirar fuori veramente quello che hanno dentro.